Amici sportivi di Mondo Futsal, appassionati di calcio a 5, i tornei estivi sono ormai alle porte, ma ancora c'è il tempo, visto il clima, per giocarsi qualche torneo invernale. La più cordiale buonasera da Daniele Porcelli, ricordando che le riprese esterne sono affidate a Matteo Viglianti. Terza edizione della Christmas Futsal Cup qui al centro sportivo La Siepe, agli ordini del signor Mafrici della sezione Opes di Latina. Tutto pronto, gli ultimi ragguagli da parte del signor Mafrici, sta per scattare il semaforo verde proprio in questo istante. È il Pontinia Calcio 5 che gestisce questo avvio di gara, non ha molte soluzioni, poi è costretto a dare il pallone ancora all'indietro, subito il rimesso in avanti. Brignone si incarica poi della battuta direttamente a rete. Pronto Brignone per andare a calciare, non ha molto spazio, poi lo fa in una seconda battuta, il tap-in di Millozza non va a buon fine. Possibilità per il Pontinia. Libertini, Mancini viene avanti, pressato da parte di Condè, poi c'è il tiro. Padurariu pressato da Libertini, tutto regolare, la possibilità per Padurariu, il gol del vantaggio, l'autore del gol che fino a questo momento decide il match. Il tiro, ancora si è avvitato sul pallone Marco Felix e c'è il raddoppio. Padurariu che si apre un varco, riesce a mettere in mezzo per il tiro di Pronciak, la risposta di Quercivi, riesce ad andarsene molto bene, prova anche a calciare, palla che passa sotto le gambe di Marcus, di Marco, ma Di Muro non si fa sorprendere. Marco, Pronciak prova, reclama un calcio d'angolo che viene assegnato da Mafrici. Trandafir, Padurariu, il diagonale non finisce in rete, ancora Padurariu, splendido il gol al volo. Marco Banin si avvita e c'è il gol del 4-0. Lascia proseguire Mafrici, Fiorentino, Milanese, la finta, prova anche andare a calciare. Il tiro di Quercivi, la SD Valgis nel sbloccare il risultato, soprattutto intanto ci prova la possibilità per Millozza, la risposta da parte di Muro, a recuperare un pallone Fiorentino. Millozza sulla destra, il diagonale, Millozza in mezzo, pallone svirgolato da parte del Valgis con Pronciak che poi serve per Trandafir, recupera però il Valgis mentre in movimento Padurariu, corre Ardelean, poi il tiro svirgolato, il pallone da Padurariu che poi lo serve ad Ardelean, va anche a calciare dalla distanza, poi la lascia a Padurariu, sale la pressione su Ardelean, Mancini per il tiro morbido da parte di Fiorentino, poi allontana Di Muro, il tiro, non si aprono le maglie della difesa, la squadra è maglia viola. Millozza, il diagonale in mezzo, pallone allontanato da Mancini, se ne va Millozza, poi calcia Di Muro in spaccata con il piede sinistro, allontana spedendo il pallone in fallo laterale. Millozza, Mancini sul secondo palo non chiude, Brignone, ottima occasione per il Pontinia. Di Muro, Padurariu ha un'autostrada, la serve a Banin ma troppo ampia rispetto alla posizione del compagno di squadra. Mancini in mezzo, se ne va dalla parte opposta invece Millozza, Padurariu, Banin, sale anche Marco, Brignone, poi Padurariu va a fare lo scavetto e Libertini sulla linea della porta respinge Marco, questa volta
non sbaglia in mezzo Libertini, nulla da fare, subito cavolgimento di fronte, poi con il tiro di Condei c'è la deviazione, c'è Milanese, Millorza, poi Banin, lancio lungo, porta sguarnita e c'è il gol di Banin, guadagna anche in calcio d'angolo Millorza e palla che è di muro, poi spedisce in rete all'indietro, adesso per la conclusione di Buffoni, coraggiosamente prima di muro e poi Ardelean, ancora Millorza, ancora di muro, arriva come una furia sul pallone Buffoni, respinge di muro anche in questa circostanza, veramente Brignone si fa soffiare il pallone da Padurariu, poi Ardelean la stessa cosa, ma riesce poi a involarsi a rete insieme a Padurariu, mettere il pallone in rete per l'8-3 dalla distanza di Ardelean, Milanese, poi Brignone 27-11 e proprio prima dell'ultimo giro di lancetto, o meglio proprio allo scadere, arriva il gol di Brignone, mentre si procede alla premiazione, cominciando dal capocannoniere di questa manifestazione, va a Righetti Andrea che si appresta a ricevere il premio, una coppa più 2 kg di porchetta con prosecco DOC. Il premio ritira Andrea Righetti con Giancarlo, l'organizzatore del torneo. Premio la squadra Fair Play, che però va al dottor Kalt e Colella, il premio va a Colella Daniele per il miglior portiere della manifestazione. Miglior giocatore della finale scelto Stefano Brignone, Brignone del Pontinia Calcio a 5, un po' a sorpresa arriva questo premio, non se lo aspettava. Stefano Brignone, premiato come miglior giocatore della finale, riceve il trofeo più 2 kg di porchetta ed un prosecco, la foto di rito. Alla seconda classificata, il Pontinia Calcio a 5, ritirano la coppa e poi un prosecco, nonché una porchetta di 4 kg. Alla prima classificata vince la terza edizione della Christmas Futsal Cup di la SD Valgis, il ritiro del trofeo più 6 kg di porchetta. Arrivano tutti i componenti che hanno preso parte al torneo con il tecnico Doica, Padurariu che alza proprio Doica il trofeo con Giancarlo, l'organizzatore, tutti i giocatori, è tutto per questa finale. La SD Valgis batte il Pontinia per 8-4.